terza puntatissima, dove speriamo di non farci sovrastare dai Brotherhood che sono veramente incazzosi. Qui mi devo studiare qualcosa per non esplodere nel giro dei prossimi 5 minuti. Noi siamo tribal, quindi ci conviene andare con questo qui sopra. Dobbiamo produrre più roba. Intanto che ci prepariamo a prendere pugni in faccia a manetta. Oh, abbiamo anche messo sui piedi qualche. Abbiamo giusto, abbiamo qualche fabbrica in più. Dobbiamo prepararci una guerra di attrito per conto mio. Quindi, una roba del genere. Ma ovviamente prima per piacere questo e questo. Ma prima questo. E nella produzione. La Brotherhood lì ha preso. Sta espandendo come se non ci fosse un domani. Dicevano, nella produzione. I supermutanti vanno in cima. Cosa possiamo fare noi per evitare? Allora, Politics abbiamo lo Slave Master. Civilian Construction Speed, oppure abbiamo Political Stability, non Core Manpower. Qui sotto abbiamo un sacco di roba. Beh, per ora non proprio un sacco, non tutta una grossa X, grossa una cazzo di casa. Ah, bella merda. Allora, io metterei. Proprio della Stability, da cazzo è? Questo qua, la madre. La madre è una delle prime dopo il primo delle donne. No, non c'è scritto donne, c'è scritto anche in The Warren, no, woman. E lei, però si riferisce a lei. È diventata grossa quasi come il primo. Vabbè, comunque, con la sua guida. Andiamo all'addestramento. L'addestramento è quasi pronto, in verità. Non. Ok, abbiamo dei rioters che non servono assolutamente a un cazzo. Io andrei con le armi, queste qua. I supermutanti con lo Sledgehammer. Qui siamo arrivati a avere, sì, io direi che la dinamite è la prima cosa che ricerchiamo, perché ci serve tirargli le granate in faccia, sti qua. Confiniamo con un bel po' di persone, però non è che siamo così tanti. Forse ho fatto la cappellata io, andavano fatti più troll. Alla fine siamo un'orda. Ma secondo me non ha tutti questi uomini per. Comunque non è qua sul mio confine. Abbiamo il tempo, secondo me, di shottare questi qua sotto prima. Non lo so, è da vedere. La velocità è a 5. Adesso abbiamo finito. Ok. Mobile mutation, che se non mi ricordo male, abbassa. L'infanti qui per produzione. Ok, qua abbiamo completato sto ramo talenti e siamo a posto. Ora possiamo andare in questo qui che ci dà Dockyard or Super di 100 units of infantry. No, io direi che ora. Ho tirato una bella loffa, ragazzi. Ora andiamo un attimo con il core di questo posto qui, che così ci danno truppe. Caesar Legion, aia, resistenza all'occupazione. Mi ero dimenticato che esisteva sta cosa qua. Sì, ma adesso tanto le corizziamo quando finisce questi 30 giorni qui, quindi io non vedo il motivo di. Occupied territories, eccolo qua. Andiamo così. E non si abbassa. Nope. È passato un mese. Si abbassa un cazzo. Andiamo così. Ok, così si abbassa in due posti, ma non in quell'altro. Vabbè, ma secondo me non c'è problema. Non riesce ad arrivare al 100% rispetto a noi, infatti. Caesar Legion sta dichiarando guerra. Vediamo un attimo com'è il mondo. La Madonna, sta andando su di qua e sotto di qua. Attaccando su due lati. Non so che sta succedendo, a me l'unica cosa che mi preoccupa sono questi qua. Io
Sì, c'è resistenza, ma tanto adesso finisce qui. Tra l'altro, decisioni che possiamo prendere: propaganda efforts oppure scavenging program. No, 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 no. Non mi interessa quella roba qua per ora. La nostra produzione è decente, ok. Però quella roba qua dovrebbe diminuire in automatico perché è core. Esatto. La popolazione dovrebbe andare su. Vabbè, adesso non sto qua a guardare. Comunque abbiamo fatto qua. Ora io qui salvo, faccio un po' la giaurata. Salvo e provo a sfondare i succulent marrow qua del cazzo. Quanto è che ci arrivano le nostre truppe? Tra pochissimo, 4 divisioni in più che 1, 2, 3, 4, 5, 6. Secondo me sì, ce la possiamo farcela. Ce la possiamo farcela. Quindi io andrei con loro in 30 giorni, vediamo se quadrano. Non si dice i giorni, 30 aprile, 9 aprile, 30 aprile, è perfetto in verità. Così, e gli diciamo a questi, spawnare qua. Giusto. Ho salvato però. Non sono disabile. Sì, gli sti gameplay qua sono un po' più per rilassarmi, se non ho voglia di fare Iron Man pure qua. So che è un po' da stronzi, ma uno se la deve anche godere ogni tanto, se no è sempre in ansia. Non capite l'ansia che viene a me quando fare gli Iron Man 30 volte di fila. Fastidio quando non vanno mai le cose come devono andare. Stanno riorganizzando a manetta, infatti se vedete la barra qua sotto sta leggermente cambiando, ma noi se dovesse arrivare, ma tanto non abbiamo le fabbriche per farli, no. Una volta presi questi due qua dobbiamo iniziare a industrializzare un pochino. Io sono sicuro che adesso, eccoli qua. Vai. Eccoci qui, perfetto. Tanto là era salito da un K8, 2K56 e stiamo già riarruolandone. Vorrei far notare sta cosa qua. Vuol dire che siamo un fottio. Ops. Allora, intanto che questo si fa perché vinciamo, possiamo ricostruire la Williamette Fortress. Oppure io scenderei un pochino qui. Questo ci dà ricerca per le risorse, due workshop, due civilian workshop. C'era un po' di lavoro per imparare come usare ancora il piccone per raccogliere la pietra. È difficile incoraggiarli senza minacciarli con la violenza. Oppure questo mi dà manpower e due civilian workshop. Anche questo qua mi piace 15 giorni, è molto più facile. La maggior parte dei nostri schiavi vive in piccole e in non confortevoli tende. Non mi veniva in italiano la parola non confortevoli, cioè non mi sta venendo tuttora. Comunque, questi che hanno guadagnato il diritto, loro potranno costruirsi le loro case fatte con la merda che trovano in giro. Vabbè. Dichiariamo guerra. Tanto sono cannibali questi qua. Porca puttana. Mazzateli col fuoco. Di nuovo con sta. Di nuovo che tentano di resistere. Mi smesciamo duro adesso. Riesciamo a pushare su tutto il fronte. E dura poco qua la cosa rossa perché appena entriamo vedete il divertimento. Oh, scusami, amore, dagli una mano. Guardate, guardate la forza dei troll Warren. Oh sì. Oh sì, arrivano le case degli schiavi che ci danno anche più cose. E adesso Game Based Ability. Sì, adesso questo qua gli facciamo picconare adesso. Che quando picconano sono più fighi.
Vai. Ok, i White Legs hanno dichiarato guerra, ma non frega assolutamente niente. Stiamo attaccando, io attaccherei quasi quasi anche qua. Ah, no. Così. Madonna mia, li chiudiamo. Così li chiudiamo. Il pocket coffee. Potenza dei troll, vediamo. C'è, guardatelo. Oh sì, sfondo le cose. Pocket, vabbè, solo su una divisione. Figa, che fucilata mi è partita nel timpano qua. Ok, gli schiavi scavano. Qua cosa abbiamo? Gli facciamo costruire le strade. Il processo di buttare giù pietra dopo pietra è considerato agonizing. Per fortuna, questo lavoro qua noi lo facciamo fare ai mutanti, ma lo faccio fare a loro. Questo qua è a 30 giorni. Questo è a 30 giorni. Questo ci dà due building slot. Sì, via. Costruiamo. Ora qui gli rifacciamo il piano. Porca di quella puttana. La mia vita. Ok. Non fa il suono, mi dà fastidio. Comunque. Usciate su tutta la linea. Adesso ci vediamo il panorama. Ma no, ma che cazzo fanno, madonna mia. Vabbè, uno là in alto. Lo so che non c'è un piano là sopra, ma non me ne frega niente, dovete pushare sotto. Sono pronti i soldati? Quasi. Push. Oh sì. Perché non pushano sti imbecilli? Vabbè, magari non serve neanche. No, vai dentro il suo territorio. Abbiamo riservato. Che troia. Ricercato questo. Io direi che ci serve construction speed, ma neanche tanto, il gioco ci sta tirando in faccia. Ci sta tirando in faccia la. Le fabbriche, le varie cose. Allora, noi qui non abbiamo niente, e neanche qui abbiamo niente perché siamo dei sassi praticamente. Qui noi abbiamo questo che ci dà una mano con i. Gli aerei, vabbè, gli aerei non mi viene in mente niente con i troll qua. I behemoth, altro? Reinforce rate, research speed per ora. Dobbiamo procularci. E abbiamo perso un buff, ma. Non c'è da preoccuparsi. Oh, sì, bravi. Questo qua si aspetto perché se mai in 15 giorni abbiamo finito la guerra. Vediamo che non voglio perdermi i buff. La barra qui fin tanto che i guerrieri dell'Apocalisse, cioè scusate, i follower dell'Apocalisse, non so qua a leggervelo, cioè ecco, fate pausa qui se volete. Avete tempo di leggere, praticamente sono quei rompicoglioni che vanno in giro a cercare di salvare la gente. Però. Possiamo sparare.
Non possono fare quello, sparategli o qualcosa. Non mi sembrano dei grandi buff, semplicemente mandiamoli via. Lontani dalle nostre terre. Ok, bene, prendiamo tutto. Ok, ora possiamo scegliere subito di corizzarli, così erano troppo deboli per resisterci. Corizziamo e abbiamo il coso. E ora possiamo andare tutti qua. Sì, ho allungato il nostro confine e non abbiamo uomini per tutto il cazzo di confine. Però le fabbriche dovrebbero venire pronte. Esatto. Qui ancora un pochino. Andiamo avanti a farne. Le prossime fabbriche, ancora altri behemoth. Altri behemoth. Ah, giusto, cazzarola. No, va bene così. Sì, beh, insomma, quando ci saranno le fabbriche faranno anche quello. Ok. Sì, non abbiamo truppe per tutto il cazzo di confine. Molto semplice. Ma adesso tanto arrivano. Sunset together. Abbiamo un bel support. Forse mi conviene. No, California ha dichiarato guerra agli Scorpion. Ok, voi andate qui. Io non credo loro abbiano dei talenti. Dark Ambition sta facendo. Vediamo se hanno. Metto un attimo Dark Ambition, eccolo qua. Great Alaskan Expedition. Per me vuole andare a nord, però. Vediamo se al volo, senza far pausa. Ma è solo questo il loro ramo talenti? Probabilmente succede qualcosa dopo. Non mi pare abbiano dei claim su di noi. Ah, ok, hanno provato a invitare Port Mou, The Old Country. Ok, Slave the Week. No, credo non abbiano. Cazzo al primo. Ok, questo sono io. Sì, ce li hanno degli eventi per farmi partire una guerra tra Collo e Coppino. Ragazzi, devo andare a mollare giù un attimo una cosa in bagno. Devo andare a scrivere una lettera al Papa. Cerco di tornare presto e vediamo di organizzare e vedere cosa succede. Eccomi. Cosa vi devo dire? Allora, ho fatto un bel 360, ho deciso di cambiare una roba. Non mettiamo più super mutanti dentro. Facciamo una roba. What? Bone Dancer offre un trattato. I Bone Dancer ci hanno offerto un trattato abbastanza lucrativo. Se promettiamo di non invaderli, si daranno un bel po' di soldi, risorse e manpower per compensarci. Questo è un grosso affare. Sarebbe stupido non accettare. Possiamo rifiutare, possiamo attaccarli e ci danno 2000 manpower, una produzione di 16 scrap di ferro, 6 civilian e 6 cose, veramente tanta roba. Vediamo se abbiamo qualcosa che parla di questi bone. Allora, questo qua è per andare a rompere il cazzo a Washington. Questo qua. Political power. Apostolo Nephilim Myrlork. The Dancer. Dov'è che sono loro? I Bone Dancer. Ah, eccolo qua. Ci dicono: se non ci attaccate, noi vi diamo quello. Ma noi abbiamo. Abbiamo questo coso qua, che è Decimate the Dancer.
Decimate the bone. A worthy foe. Ballare sulle loro ossa. La grande orda. Se Bonesnarl è il War Chief, ma noi non abbiamo scelto Bonesnarl. Ok, ha senso invaderli e distruggerli solo se sia Bornesnarl, non riuscirò mai a pronunciarlo, per riuscire ad avere qualcosa qua, se no è un po' uno spreco. Cioè va a finire solo 1000 manpower. Bornesnarl comunque prende più uno. Quindi dovremmo rinunciare a questo territorio qua. Però adesso mi serve quella roba lì che mi hanno proposto. Lì possiamo allargarci dagli altri lati, non serve quella roba lì. Oddio, quanto sono forti rispetto a noi sti imbecilli? Niente. Ce li mangeremo come niente, ce li mangeremo. Mangeremmo. Però mi dà il cazzo perdere quel 1000 manpower. Cioè, alla fin fine prenderemo un po' più di fabbriche, probabilmente. Ma qua ci dà 6 fabbriche. Per tipo. E 16 cosi. Loro hanno. Bordello di roba in più. Però a noi non servirà mai i circuiti e quell'altra roba perché non abbiamo cosa. Beh, l'unica roba che interessa è il manpower. Manpower, vediamo qua quanto è il manpower. 7K e 8. Vediamo la nostra capitale quanto ha. È più della nostra capitale. 28K, però no, cazzo, non è così tanto. Questo ci assicurerebbe. Beh, potrebbero essere invasi da qualcun altro, né loro. Però comunque non dovremmo preoccuparci di questo pizzettino qua, tra virgolette. Potremmo invaderli comunque in futuro, certo non potremo corrizzarli, ma secondo me colpendo di qua, secondo me andiamo bene uguale. Non lo so, diavolo, che brutta scelta. Se sì, roleplayarla direi uglele. E li attaccherei. Pausa un secondo. Fanculo, ho deciso di accettare perché non ho buon coso. Se avessi avuto buon coso, l'altro leader non avrei accettato, però così va bene. Ok, quindi. Sono arrivate le fabbriche, signori. Ok, ora cosa possiamo fare? Possiamo fare i centri di lavoro degli schiavi, oppure possiamo. Io mi espanderei verso sud per consolidare la nostra posizione. Questo cos'è che ci dà? Fuck me. Bello questo, cazzarola. 30 giorni, 45 giorni. Noi dobbiamo colpire i Mirelurk e gli Apostoli, che io so che loro hanno una gran difesa sul core della loro zona perché li ho giocati una volta, però non hanno. Ok. Oh, pensiamo. Intanto le fabbriche le mettiamo al lavoro. Quelle che due lì faranno gli esplosivi per quando arrivano, che non ci vorrà tanto. Io direi di. Tribal Companies.
coglioni. Però gli schiavi mi sembrano abbastanza a posto. Per ora. Sì, io per ora andrei spedito in. Di qua. Allora, le nostre terre appena conquistate. Non siamo più una nazione debole. Abbiamo tanti mutanti. Siamo liberi di lasciare le cave e di espanderci nei campi, sulle colline. È bello per vedere il cielo di nuovo. Vai. Quanto manca la ricerca degli esplosivi? 3 giorni e li mettiamo subito in produzione. Alla faccia. E per una cosa copriamo anche tutto il dannato territorio in verità, quindi a posto così. E in più abbiamo fatto anche tutte queste cazzo di. Così almeno abbiamo un 8%. Questo però lo metto in cima perché deve finire. Ok, abbiamo la dinamite. E io come prossima roba ci servono gli anti-tank per il semplice fatto che sfondano quelle cazzo di armature che hanno questi disabili davanti a noi. E in più per una roba vorrei editare l'IoT dei mutanti e iniziare ad aggiungerli normali, tra l'altro. Ho deciso di non andare con i behemoth dentro nel template. Così. Lo so che dobbiamo produrre. Ok. Siamo inferiori a loro, si può vedere direttamente lì, però io andrò per. Cazzo, non hanno tanti uomini secondo me, 4K e 100, doppio di me. Devo vincere veramente tanto se voglio. Ho altre fabbriche, ho? Interessante. Due al giorno, 2 a settimana, sì, direi che è così bilanciato. Caesar sta macellando roba. Qui ho una cosa che mi sta scadendo. Ah no, porca puttana, devo. Ride follower supplies. Oppure. Seeds follower fort. Ma culo, non gli faccio stabilirsi nella mia terra, ma che è? 8, si stanno spostando. Sì, andiamo pure così. Non mi piacciono un sacco di truppe sul fronte. Vediamo se riesco a capire che cazzo stanno facendo. Enslave the Weak. Abbiamo fatto Dark Ambition, Enslave the Weak, quindi o va a Dark Foundries oppure arriva a prendere me. Io sono. Me la sto facendo un po' nei pantaloni, anche se l'ho già fatta nei pantaloni. Sapete cosa vi dico? Ninni. Vedete cosa vi dico? Vi dico che non possiamo. Possiamo o non possiamo? Lo sapremo la prossima puntata cosa possiamo e non possiamo. Tecnicamente, non credo che siamo più veloci di loro a fare 45 giorni, 60. Loro hanno finito questo, che non sappiamo quanti giorni hanno ancora. In 60 giorni hanno il claim su di noi. Io qui posso fare però 30 e 30 e beccarmi un po' di roba un po' più figa. Quindi sì, vado con il triple d'H che mi dà delle armi, non frega niente. Il problema è dopo che mi dai i super pugni potenziati da dargli in faccia. Se poi vinciamo è finita, né? Cioè, abbiamo conquistato Washington Brotherhood e tutto il resto cadrà sotto i nostri piedi, però. Probabilmente voi non sentite la musichetta, me ne sono appena accorto. Vabbè, comunque, ci sentiamo al prossimo giro e vediamo cosa fare.